Nella scuola italiana il 25% dei ragazzi lamenta di essere bullizzato. Nel nostro paese si celebra una giornata d'impegno il 7 febbraio, ma la battaglia contro questa forma di discriminazione va combattuta ogni giorno dell'anno, senza sosta. Proprio come fa l'associazione Bullismo No Grazie, voluta dall'attore Fabio De Nunzio, che porta il messaggio della prevenzione nelle scuole e soprattutto fra i genitori. Da 5 anni l'associazione crea l'unico calendario tematico dove sono i ragazzi e le ragazze dell'Istituto di Borgaro Torinese ad interpretare i messaggi contro il bullismo e lo fa in collaborazione con la sezione di Settimo Ciriechi Vasso della WISP, l'Unione Sport per Tutti. Dalle foto del calendario è nata l'idea di una mostra itinerante, da oggi a disposizione delle scuole e dei comuni che ne faranno richiesta, inaugurata nella sede di Città Metropolitana di Torino con gli interventi delle consigliere metropolitane Rossana Schillaci e Sonia Cambursano e della consigliera comunale di Torino Elena Pollonio. Lo sport è un potentissimo strumento di prevenzione e di inclusione, come ha confermato Lisa Sella, ricercatrice del CNR e per passione allenatrice di calcio femminile. Ogni allenatore potenzialmente è un'antenna per capire quali sono i piccoli segnali che possono aiutare uno di questi ragazzi a evitare di sprofondare nel baratro della solitudine che fenomeni come bullismo e cyberbullismo comportano. Questo dal punto di vista del formatore. Dopodiché il formatore è fondamentale per far capire anche ai genitori qual è il ruolo dello sport e quindi per fare in modo che i genitori interpretino lo sport non come un premio per il ragazzo, cosa che comunque può anche essere, però come un momento formativo a tutto tondo dell'educazione dei nostri ragazzi, perché attraverso lo sport riesce a convogliare in modo diretto, senza le parole, un sacco di messaggi che creano quella che è il cittadino di oggi e la società civile.